Lorenzo Ghiberti alle porte del Battistero di Firenze. Tra il 1402 e il 1424 Lorenzo Ghiberti elaborò la porta nord del Battistero di Firenze. Nell'insieme l'opera si ispira alla porta trecentesca di Andrea Pisano. È composta da 28 formelle polilobate, disposte su sette file. Quelle superiori sono dedicate alle storie della vita di Cristo, quelle inferiori ai padri della Chiesa e agli evangelisti. Le formelle presentano uno sviluppo stilistico interno che va dai modi più accentuatamente naturalistici della Natività al gusto calligrafico della Crocifissione, che segna una fase di adesione al gotico internazionale sino alla birata in senso rinascimentale che si manifesta nella flagellazione. Dal 25 al 52 Ghiberti fu impegnato nell'esecuzione della cosiddetta Porta del Paradiso. Il confronto con le formelle della porta precedente evidenzia il percorso compiuto dall'artista nel superamento dello stile gotico a favore di una moderna concezione dello spazio che risente delle novità proposte da Donatello. Le formelle della Porta del Paradiso sono solo 10, ma al loro interno trova spazio la narrazione di più episodi con storie dell'Antico Testamento, a partire dalla creazione di Adamo ed Eva all'incontro di Salomone con la regina di Saba. In alcuni rilievi, come quello con le storie di Giuseppe, l'artista ottiene un effetto unitario razionalizzando l'immagine attraverso lo sfondo architettonico. Jacopo Della Quercia, scultore proto-rinascimentale. Jacopo Della Quercia, senese, è una figura piuttosto singolare nel panorama artistico rinascimentale. Nella sua opera, infatti, si alternano aspetti straordinariamente moderni e modi arcaici. Il monumento funebre di Ilaria del Carreto, databile 1406-1408, e collocato nel Duomo di Lucca, rielabora con forte carica naturalistica una tipologia derivata dalla Borgogna. Ai lati del catafalco, i putti che reggono festoni appaiono desunti dal repertorio classico e indicano un precoce orientamento dello scultore in senso umanistico. Tra il 1409 e il 19 Jacopo Della Quercia realizzò la fonte Gaia per la piazza del Campo di Siena, dove raffigurò le virtù del buon governo cittadino. Le due figure di Rea Silvia e Acca Larenzia, legate alla leggendaria fondazione romana della città. Le parti conservate denotano un forte riferimento stilistico all'arte romana, che scompare nel Polittico per la famiglia Trenta di Lucca e nel rilievo dell'Annuncio Zaccaria della fonte battesimale di Siena. Qui il confronto con il rilievo di Donatello, raffigurante il banchetto di Erode, sottolinea la distanza tra le due opere e il legame ancora forte tra Jacopo e il mondo gotico. La grandezza dello scultore sta comunque nella sua capacità di rinnovarsi continuamente, così nei rilievi con storie della Genesi e storie di Cristo, della facciata di San Petronio a Bologna. Le forme si dilatano e la ricerca si spinge verso esiti espressionistici che superano i limiti delle regole rinascimentali e che saranno riprese alcune decine più tardi dal giovane Michelangelo. Della
Mino da Fiesole, Desiderio da Settignano e i Rossellino.